da Sabri e Pica. Il libro della felicità. Su Amazon. E in tutte le librerie. Buongiorno mie amate pussole. Sei pronto? Sì. Oggi un video speciale, divertentissimo, perché andremo a reagire a Wild Teens, un programma di Discovery Plus che sapete io sono innamorata di questa piattaforma. Praticamente noi da mesi guardiamo tutte le sere, tutte le notti i programmi su Discovery Plus. Noi sta per lei che si guarda 90 giorni per innamorarsi 24 ore su 24, però sì. Anch'io ne guardo un bel po', Zoo degli Irwin, tutto visto, vabbè. Oggi andremo a reagire alle prime due puntate, tu sai che cos'è? No, spiegamelo. Fantastico, allora sono un gruppo di adolescenti a cui viene tolta la tecnologia, la famiglia, eccetera, e vengono mandati a lavorare in fattoria. Ah, io sono qui perché ho studiato agraria, praticamente. Esatto, ah! Esatto. Quindi non sappiamo niente, non vediamo l'ora di iniziare e che inizi la prima puntata. Non so se sei pronto a quello che stai per vedere. Mi faranno arrabbiare, immagino. Non lo so, vedremo. Milioni di famiglie italiane hanno origini contadine. Poi sono fuggite dalla fatica dei campi per migrare nelle città. E i pronipoti di quelle persone hanno dimenticato del tutto da dove vengono. Dove siamo finiti? Io ho paura. La bellezza della terra. Oddio. Adesso questa meraviglia tornerà finalmente. Ma lei è la TikToker famosa? Cioè, quindi ci sono anche delle persone famose dentro. Ma poi, cioè, se loro non sapevano... TikTok, io non so, però, sì. Ma loro non sapevano di andare in fattoria? Tenne le loro mani. O quasi. C'è un po' puzza, cioè. Per 12 ragazzi tra i 14 e i 17 anni è giunto il momento di tornare a sudare. Abbandonando la tecnologia... No. E la loro cameretta. Ma è un sogno questo programma. Speranza di fargli capire la bellezza della fatica... Dovrà imparare cosa significa lavorare. Ciao. Vai a zappare. I loro genitori. Vai a zappare. Ma è bellissimo. Questo devono metterlo obbligatorio a scuola proprio. Per legge devono farlo. I genitori gli affideranno a un fattore. Adriana, medio. E i suoi aiutanti. Fatica. È la nostra parola d'ordine qua. Mamma mia. Oddio no. Oddio no. Oddio no. Non lo stanno facendo davvero. No. Un po' di letame, dai. No, non voglio vederle. Io ho visto proprio che infilavo una mano. Vabbè. E fuori dalla loro zona di comfort non sanno come muoversi. In questa avventura conosceranno la natura più selvaggia. Le atmosfere di un lavoro duro. Che bello, ma però. Rilassante. E forse si innamoreranno. Bello, storici sono L'obiettivo sempre. L'obiettivo sarà soltanto uno. Farli crescere. Facendogli capire cosa significa cavarsela da soli. Qualche semine! Mettendoli davanti alle difficoltà della vita di una volta. Forza ragazzi, camminate! Aiutando il fattore a mandare avanti un'intera azienda agricola. Che puzza! Solo i 6 ragazzi che dimostreranno di essere veramente cambiati potranno arrivare fino alla fine per gestire da soli la fattoria come una vera comunità. Vincendo così un viaggio solidale organizzato da web. Ma che bello! Dall'altra parte del mondo. Io voglio andare lì. Indonesia. Dove, senza i loro genitori, non solo si divertiranno, ma potranno anche aiutare le comunità locali. Scusate persone di Discovery. Dove si manda il curriculum? Potreste mandare anche noi, vi mandiamo il curriculum. Ma io anche volentieri in fattoria. Cioè io di tutte le cose che hanno fatto le ho fatte tutte. Ho munto, ho fatto il fieno, ho raccolto le uova, ho fatto Beh, tutto. Noi siamo grandi, però io sarei andata a partecipare a questo programma, assolutamente sì. Senza il telefono. Il viaggio sarà quello che ciascun ragazzo farà alla scoperta di se stesso. Assolutiva. Per dimostrare a lui e ai propri genitori di essere diventato grande. Ma che bello, mi piace tantissimo. Allora sì. Che ce l'avrà fatta. Mannaia. Contadini in erba, ci sta. L'intera cascina si sta preparando ad accogliere i 12 bravi ragazzi. Sinceramente non so cosa aspettarmi. Abbiamo già affittato il tuo letto. I 12 Wild Things. Voi, spero che non ci mettano a lavorare sotto il sole nelle ore più calde, sennò mi prendo anche un'insolazione. Un cappello. Che fra qualche minuto nord, salutare i loro genitori che gli vogliono far vivere questa avventura per farli maturare. Michelangelo, mi raccomando. Ma mi viene in mente una cosa. Hai presente che quando noi guardiamo Discovery che sottopassa, hai un figlio tra i 14 e i 7 anni che ha iniziato? Probabilmente li hanno iscritti i genitori. Che bello! In piena questa esperienza. Esce più forte. Mamma già piange. Vedremo.
Bella camicia. Vedremo. Il fattore da subito ha deciso di mettere un pizzico di pepe ai ragazzi, rendendogli la vita un poco difficile sin dal loro arrivo. Divisi in due gruppi, non gli è stato dato appuntamento subito in cascina. Matrame, zambe. Ma in due punti diversi della campagna circostante. Che bello. Per metterli subito alla prova. Dove siamo finiti? Bella domanda, non lo so. Per un adolescente è importante dimenticare immediatamente gli agi. Oddio. Le comodità. E i vizi della vita di città. Ragazzi, è arrivato un messaggio. Ragazzi, è importante. C'è un messaggio. Vai. Leggicelo. Sono il fattore. Questo messaggio è l'ultimo che riceverà il tuo telefono. Ma che bello! La campagna è appena iniziata. Oh mio Dio. Per prima cosa devi raggiungere la cascina a piedi. Vicino a te dovresti vedere una gerla. Ma ragazzi, la gerla. Una gerla. Quella lì è la gerla. Quella è la tua nuova valigia. Riempila solo con quello che pensi sarà necessario in fattoria. Ah, non gli fanno portare la valigia. Giusto. Il telefonino e attraversare i campi. Ma sei sicuro? La cascina è a 2 chilometri in direzione nord-ovest. A spaventare i ragazzi e adesso la scelta di cosa mettere nelle gerle. Dobbiamo aprire. Cavolo, difficile. Casino lì dentro. Ma da pschit pacchiotolo. Ma cosa stai dicendo? Non capisco quello che dice. Nessuno se la porta la mia. Io penso che vi servirà, sì. Ma neanche il profumo vi serve. Il profumo potrebbe servire. Michelangelo che non si capisce quando parla. Iggy pizza and bang, come sono mozzuquette. Cioè non si capisce. Di Bari? Di Bari o di Foggia, un posto così mi sa. Magliette, pantaloncini, ciabatte. Ma posso dire una cosa? Parlare un dialetto così bene è sapere un'altra lingua completamente, eh? Tu l'hai mai portato una gerla? Io sì. Piena di letame, per essere precisi. Allora, sono Michelangelo Sollecito, vengo da Altamura. Altamura, esatto, da fanno il pane. Le? Tramuto. Mi piace sentire tutti questi accenti. Raga, tagliamo. Spero bene, adesso stiamo andando un po' a caso. Sono Guglielmo, 16 anni, gli altri dicono di me che sono figlio. Hai 16 anni, quanto sei alto? Che cosa ti ha dato da mangiare i tuoi genitori? Eh sì, le ragazze, una gran passione. Prima ero più sul biondo, adesso anche sul castano nero. Sempre biondo comunque. No, è quelle che gli piace. Primo gruppo è quasi arrivato alla meta. Oh mio Dio, c'è un cavallo, raga. No raga, io c'ho ansia dei cavalli. Ciao. Sono troppo grandi. Ciao. Avete fatto una bella passeggiata? Bellissima. No. Sì. Lei è il fattore? Perspicace. Non mi interessa, non so cosa significa. Mettetevi lì all'ombra che intanto vado a vedere dove sono gli altri, sennò arriva sera. Ciao bello. Un altro bell'occhio. Come me con tutti gli anelli. Camera. Camera? Sì. Hola. Mi chiamo Dani. Ma come? E faccio quel cazzo mi pare. Ah beh, bella presentazione. Sono un cazzone. Benvenuti nella nostra cascina. Saranno fieri di te i tuoi genitori. Cascina dove non saranno soli. Cosa sono quelle cose? Quello cos'è? Carino, un tacchino. Ci sono i ragazzi. Aurora, mi fai un ciacco con le mani? Questo è famoso, l'ho vista le Iene. Sì, ciac. No, non devi dirlo, sennò altrimenti non si sente il ciac. Anni e sono un influencer. Sui social ho 3 milioni e mezzo di follower. Sono sempre stata una ragazza molto egocentrica. Ti fai tanti selfie? Sì, faccio tanti selfie. Quanti in un giorno? Almeno una cinquantina. E in campagna come ti ci vedi? Io la odio la campagna, io odio gli insetti, odio tutto. Io ci avrei un po' fame. Però ci sta che una così famosa si metta così in gioco, è una roba molto bella. Guglielmo, sta cosa che dai del tuo alle persone è normale per te? Aiuto. Le devo dare. A me sicuramente dai del lei. Va bene. Signor fattore. Sono proprio sbruffoni però, eh. Giusto? Giusto. Vi do poche regole per far andare avanti la cascina. La prima, ci si sveglia alle 6 del mattino. Oh, preferirei 8. La seconda è no social, no cellulare, no web. Tanto voi il cellulare... Non ce l'hanno. Non ce l'avete in tasca, vero? No. Il telefono pesa molto in tasca. Secondo me il fattore ha già intuito che nasconde qualcosa. Ah, non gliel'hanno dato i genitori? Lavorare bene e insieme. Se qualcuno mi deluderà, dovrà rimettere la zappa al suo posto e tornarsene a casa. Bisogna portarlo rispetto. Ma già le orecchiette. Dentro questo baule ci sono gli abiti che tutti i giorni
gli agricoltori di questa cascina usano per lavorare. Questi vestiti usati da adesso sono le vostre divise da lavoro. È per quello che non gli hanno fatto portare la valigia. Giusto, non gli serve. Quello lì in Piemonte si chiama Tony. Non so come si chiama nel resto del mondo. Chi semina, raccoglie. Giusto? Eh? Oh mio Dio! Sto detto cosa significa? Non ho ancora capito. Elisabetta, raccontaci chi sei. Carina. Mi chiamo Elisabetta Mizzolo, ho 16 anni. Mi fanno schifo le cuccinelle. Come? Sono carine. Cioè, com'è che sono io? Non so definirmi. Allora cambiamo argomento. Sei fidanzata? No, assolutamente no. Nessuno mi vuole perché sono insopportabile. Vabbè, no, però mi piace molto, eh. Che scopo noi abbiamo nella vita? Altra domanda, c'è una vita parallela? Ma risposte non te ne sei mai date? Eh no. Io faccio domande a cui nessuno mi dà la risposta. Mi piace risate. Molto. Oh, vabbè, ma c'è la piscinetta. Altro che piscinetta. È una risaia. La ritaia. Per tutti è infatti giunto il momento di trasformarsi in giovani mondine. Ah, che figo. Noi siamo le mondine. Sono delle monache, non so, una... Delle monache. Una setta sacerdotale, non lo so. Togliete il cipollino. Vabbè. Per questo primo lavoro il fattore li ha divisi in due gruppi. Perché è così che facevano le mondine, in modo da riuscirsi a controllare tutti. Buon lavoro. Buon lavoro. Insieme, dai. Non sei mai dovuto fare una roba del genere, no. Ma alla fine della giornata c'hai un mal di schiena. Perché immagino. Stai tutto il giorno piegato. Tu l'hai fatto? È brutto. Come li vedi, Adriana? No, Dani non sta facendo. Qui stai a mollo tutto il giorno. È che arrivano completamente da un mondo, cioè da un mondo completamente diverso. È anche difficile Dani, per loro. Controlla la tua squadra. Allora te lo dico adesso. Ah, quello sì. All'inizio. Questo lavoro fa parte della tradizione contadina. Togliamo direttamente. Ma mi sa che la bandana era da mettere in testa per il sole, no? Beh, come accessorio. Io ho la mia opinione che è quella di finire. Io finisco. Chi bravo. Vuole stare? Sta, chi non vuole va. No, ragazzi, allora, o tutti e nessuno. Cosa sta succedendo? Perché si sono fermati? Per farlo così, guarda che non si fanno i lavori. Allora, lo finisci e poi ti vai a fare la pausa. Vabbè, guardate, raga, io ho provato a dirvelo. Arrivare a vedere la fine. Mi sono già litigare praticamente. Bellissimo, stupendo. C'è proprio la soddisfazione di dire ho finito. Ma allora ce l'ha un cervello. Sì, qui c'è il pranzo che vi ho preparato oggi. È un pranzo contadino. È il pane con l'aglio. Ma che buono! Adoro! Tradizionale, energetico. Adoro! Il pane aglio non l'ho capito. Io poi è buonissimo. Vado matto per il mangiare. Cioè, Emilio. Se non mangio, c'ho proprio il nervoso dentro. Ma del pane mi dai? Sì, pane è ma cibo contadino, eh. Facciamoci un bel piatto di pasta. Guglielmo ha soldati. Allora, se dà fastidio l'aglio, lo posso capire. Dire un'altra rivolta. Io mi sono tutto. Ah, proprio prende e fa. Sono Andrea, ho 14 anni, vengo da Palermo. Sono un artista, esprimo quello che sono con i disegni. Cioè, non sono il tipo che fa il ritratto della Gioconda. Magari la Gioconda la faccio pure a modo mio. Chi è il tuo idolo? Io. Allora, dividiamoci un po' i compiti. Chi vuole occuparsi degli animali da cortile? Spero non io, perché ho paura delle galline. Elisabetta. Tanti hanno paura delle galline. Enrico, questa mattina si occupano del pollaio. Altri due di voi, invece, si occuperanno della colazione. Mi chiamo Eleonora, ho 15 anni. È toscana. Mi piace stalkerare i ragazzi su Instagram. Ma come? Per poi uscire e farmi vedere dai ragazzi. Cioè, senza mascara io non esco di casa, nemmeno in terrazza. I 12 Wild Things sono arrivati proprio alla stalla. Un luogo incantevole. Che puzza! Che metterà a dura prova i loro tenui e fragili nasini. Cariola dopo cariola, la prima parte del lavoro è stata fatta. Questo è già un bello step, eh. Aiuto. Per i ragazzi. Bei capelli che ha lei. Grazie. Belle le mucche. Mi chiamo Biagio, ho 16 anni e nella vita ho 1000 progetti, uno tra i quali diventare un broker. Seguo molto i mercati, principalmente quello delle criptovalute. L'oggetto da cui non lui mi ha la testa, facilmente ha una il grande telefono testa. Perché lo utilizzo per controllare l'andamento dei mercati. Dopo il disgusto, Madonna, una puzza. Anche la fatica e la stanchezza amore, prendono il sopravvento patata. Sui nostri poveri eroi. Tra imprese titaniche e la solita routine, i giorni in cascina passano. Per tutta la vostra permanenza in fattoria avrete un compito molto preciso. Dovrete bonificare questo spazio aiuto. E ricostruire il mercato
che in questi giorni potrete anche pensare e progettare. E dovrete autodetirvi. Che bello. Qua. I ragazzi avete fatto proprio un'idea bellissima. Solo così si può diventare grandi. Purtroppo ancora non avete dimostrato di aver capito che cosa è la responsabilità. Adesso, per farvi capire meglio questo concetto, lavorerete in tre gruppi. Mo. E in ogni gruppo ci sarà una persona a prendersi la responsabilità del lavoro del gruppo. Non voglio essere capogruppo, cioè è uno sbattimento. C'è prenderanno apposta quelli un po' più... Una persona che gestirà il gruppo, Elisabetta. Ti diamo una nuova capo opportunità. Capo le galline. Bella va tosta, perché non so come gestire un gruppo. Non deluderci. Quindi è un po' difficile. Formati i tre gruppi, non resta che mettersi al non lavoro. Non so che cosa fare. Come sapete, quando ci troviamo nel fienile è il momento di dirci delle cose. Come ad esempio scegliere chi può rimanere, chi invece se ne dovrà andare. Aia, qua ne eliminano già uno, eh. Eh sì. Voglio cominciare dal premio, però. Il premio è un viaggio. Dove? Bello, ragazzi. In Indonesia. Ma attenzione, soltanto chi si saprà adattare a questo stile di vita potrà avere un futuro qui dentro e potrà accedere al premio finale. Perché quel che semini raccoglie. Ogni volta che ci troveremo qua, io indicherò due di voi, quelli che mi avranno convinto di meno. Biagio? Sì. Sei tu. Lui ha una testa diversa. Ho già capito che parlavo di te. Sì. Uno di voi potrà salvarsi. A chi spetta questa grande responsabilità, indovinate un po'. Ah no. No, ragazzi. Ha solo uno di è voi. Giusto, fanno ecco. Decidere a loro. È giustissimo. Bello. Di voi. Dani, bello, mi piace hai fatto molto. Un ottimo lavoro, sei tu. Ah, il migliore deve scegliere oddio! Chi sei. Oddio! In quella risaia, quando tutti si sono tirati indietro. Oh mio Dio! Togliamo dietro protesta a 12, tutti 12. No, io ho la mia opinione che è quella di finire. Io finisco. Dani. Chi hai scelto di salvare? Oh no! Il ricciolino. Salvare Guglielmo. Perché? Perché ha fatto più simpatia. Innanzitutto Piaggio aveva dei dubbi sul rimanere o meno sin dall'inizio. Cosa che Guglielmo no. Guglielmo ha due braccia che potrebbero tornare molto utili. Guglielmo? In fattoria servono più la forza sì. Che la testa. Sì, però per come è andato in questa puntata non lo so. Probabilmente le avrei scartati entrambi. 100, 1000, 10.000 volte. Voglio bene, raga. No, raga, aspettate che... Anche se penso che devi sempre dare una possibilità in più. Magari poteva dargli un giorno. Questo è il gioco. Certo. Vita che poteva offrirmi qualche esperienza in più. Gli facciamo un bel applauso a sto ragazzo. Bravo. Povero, ci è rimasto male. Allora, questa era la prima puntata, ce ne spariamo subito un'altra perché mi è piaciuta tantissimo. Ricordiamo, se volete mandare anche noi in Indonesia, siamo già pronti, abbiamo manca anche il passaporto. Manca in fattoria. Esatto, la prossima edizione, al posto che fino a 17 anni possiamo fare fine 34, così almeno posso venire anch'io. Sì, i nonni in fattoria facciamo. Certo che sempre te, cioè toccava a te e sei bloccato la zona, cioè incredibile. Guglielmo è sotto l'occhio del ciclone, essendo stato salvato da Dani settimana scorsa. Mi chiamo Enrico, vengo da Firenze, ho 15 anche anni. Lui. Ma che tipo sei? Perché? Dormo tanto e mi sveglio. Sincero però. Mi chiamo. A che ora? Due qualcosa. E cosa fai tutta la notte? No, non ho capito. Si sveglia alle 2. Beh, quando va a scuola. Si sveglia alle 2? Quando la mamma lo sveglia, ha detto. Così ha detto. Ma di pomeriggio o di notte? Di pomeriggio. Si atteggia. Mi sembra di capire che sei uno pieno di qualità. Ma in casa aiuti? No. Ciao, grazie. Ma a me non piace. Capisco perché Jator l'hanno spedito lì. Adesso andremo a fare una pratica che si fa in allevamento, che è l'inseminazione artificiale. Oh, santo cielo. Ah, ora ho capito. Noi la sappiamo bene sugli umani. Trasmettere malattie tra un animale e l'altro. E l'altra motivazione... Aiuto, però è affascinantissima. Beh, questa non è che sono cosa. Loro che sono schizzinosi, è una roba bella forte da fare. Senza vedere, devo riconoscere l'utero, prenderlo in però mano. Però è bellissima questa cosa, eh. Il seme del toro. Però ti rendi conto che roba strana che noi la stiamo vivendo e stiamo sì, guardando ma non la fanno un così. Animale. Cioè, pensa te, tu eri lì in ospedale, arrivavano 15 ragazzini e ti infilavano un braccio per... Cioè, capisci che non andava bene? Era un po' strano. Pensati la mucca è lì, che si fa i fatti suoi, vede arrivare tutto un fiume di gente che... Ok, basta. Occuda la mucca, no. Forte. Non è retto.
Svuoto il retto? Eh sì, devi ripulire. Dio mio, pesante questa. Poi come seconda prova, mettila come quella finale. Una pistolet e la inserisco in vagina. Ora non hai idea della puzza che ci deve essere. Anticipa l'utero. Ok, adesso sono dentro. Io spingo la pistolet così. No raga, sono... Questo è bello forte. È stata indolore, veloce. Per me qualcuno non lo fa. Il benessere della bovina. E dopo la dimostrazione? Comunque ci vuole coraggio, ragazzi. Eh sì. Per tutti c'è una bella sorpresa. Hanno i guanti tanto. Beh sì, però. Bisogna fare una scuola. Però voi oggi potete fare una cosa. Aiutati ovviamente da me. Entrare all'interno della bovina e... elevare la cacca. Sentire l'utero di una vacca. Mi viene sia da vomitare sia da piangere. Cari Whitings, oggi cercate di guardare il bicchiere mezzo pieno, perché certe esperienze... non le rifarai mai più. Quindi è una cosa bella. Non mi tiro mai indietro. Diciamo che se ne può anche fare a meno, nella vita, non è che è obbligatorio. Dammi la mano, dai. Che senti? Caldo. È caldo, giusto? Mi sta cagando. Sì, vai, spingi la mano. Mannaggia. Sono Gioia, ho 17 anni e chi mi conosce dice però che però sono Gioia quelle cose da raccontare nella vita. È il mio programma preferito. Sono di origine albanese, io sono nata in Italia. Hai tolto la cuffia, ridammela. Quali sono le tue passioni? Ne ho tante, il mio preferito forse è chiacchierare. Infatti mia mamma non ce la fa più. Che bella come passione Gioia, chiacchierare. Tre ragazze decidono di immergersi in questa impresa titanica. Ciao, ma su due braccia, non uno. Sì, c'hai i guanti, eh. Quanto è grosso l'uccello dell'Arturo. E niente, so così la vita. Non lo ripetiamo, per essere family friendly. Sì. Eccolo qua. Aspetta. Vorrei che fossi la prossima. Io? Brava, Eli. Dura. Sensazione strana, però bella. Vieni, spingi allora. Adesso almeno un maschietto. Michelangelo. Hanno fatto i ginecologi delle mucche. Giusto. No, come si fa. Per un uccetto. No, è impossibile. Impossibile che lo faccio, cioè... Ok, vieni Michelangelo, vieni. Mi fa molto, molto, molto schifo. Vai, spingi. Dai, guarda. Ma è ma bollente. Sì, dai. È bollente, certo che è bollente. Piccicuso. Moriremo. Oh, che caldo fa. È perché l'avranno girato quest'estate, certo. Ciao, ragazzi. Oggi siamo motivati. E dopo una breve spiegazione, i lavori possono partire. Ma tra tutti Maddalena e Michelangelo, osservati speciali di oggi, dovranno occuparsi di un lavoro ancora più delicato. Sono Maddalena Luppino, 15 anni, vengo da Gioia Tauro. Se c'è qualcosa da dire, sono sempre la prima che parla e che si fa sentire. Tipo? Quando i miei genitori mi dicono che non posso fare una cosa, io lo faccio lo stesso. Perché beh, sul classico. Come sono andati sti ragazzi? Ha lavorato bene o male tutti bene. In particolar modo Guglielmo. Vediamo le mani. Io no, io ho le mani normali. Ma come devono essere? Chi ha lavorato, bravo. Beh, vedi, lui era il peggiore dell'altra puntata. Si è rifatto. Beh, ma è bello proprio che crescano durante il percorso. Pomodori. Adesso un fatto, mi è un po' tamponato. Lo so storto? Sì. Sì, sono molto preoccupato. Dovremmo perché i pomodori devi legarli perché così... Dovremmo farci la parodia noi di questo. Allora, siccome mi avete fatto due richieste, devo fare a metà. Posso accettarne soltanto una. Decidete voi, ci pensate. Mauro, andiamo a sistemare la prima che si fa sera, va? Cazzo, non frigammo. Chi dei due dimostrerà di aver capito qual è la cosa che conta di più e farà un passo indietro? Boh, da fastidio. Che ci ho messo la torta. Boh, chiami tu così, ti stai zitto, non ti lamenti. E poi tua mamma fa il compleanno oggi. Se dovevano scegliere chi dei due telefonare, lei si fa indietro per far chiamare lui che è il compleanno della mamma, ci sta. Mi è piaciuto molto il gesto che ha fatto. E dopo questa difficile scelta... Anche perché possiamo dire, è una settimana che sono lì, non 5 mesi. Sta, porti in cascina. Ma quanta roba, ragazzi! Questa qua, io l'ho presa, no? Cos'è? Dietole! E dopo una giornata così piace. Il desiderio più grande non può che essere quello. Tanto, però se avessi lavorato tutto il giorno me lo sarei mangiato. Certo. Finita l'acqua calda. Signor Pastore!
l'acqua. Non funziona. Ma come? Ma davvero non funziona l'acqua? Cosa dobbiamo fare? Sotto la doccia? Ragazzi, non si può rimanere senza acqua dopo una giornata di lavoro. Come facciamo? È chiaro? Sì. Allora bisogna che razionate l'acqua. Dovete fare docce più corte. Eh certo, è vero. Giusto. Ha ragione, ha ragione. Ragazzi, state sotto la doccia. Ha ragione, le femmine ci mettono sempre d'acqua, tanto. Giù nell'angolo. Due scorte d'acqua. Sono razionate, è chiaro. No, ma no. Cosa vuol dire? Che mi lavate il pelo largo? Allora, che c'è le palle di ficcarmi un chiodo nell'orecchio? Sfondo l'orecchio. Perché deve infilare un chiodo nell'orecchio? Dani vuole farsi un buco per avere un orecchino. Per fortuna, ma con Guglielmo la mente, ma sei fuori di testa. Di lucidità. Ma Dani invece no. C'è in ospedale, c'è una infezione. E continua nel tentativo di alleviare le sue pene d'amore, questa volta sostituendo il chiodo con un orecchino. Ha iniziato Andrea a continuare. Ma perché devi farti un orecchino? Spingere. Oh, no, cuscino. Quello si preoccupa del cuscino. Mi sono presa di caldo e non sono riuscita a completarlo. E quindi è rimasto con una parte bucata e con l'altra no. Buongiorno ragazzi. Wow. Che meraviglia. Cosa fanno, ma raga? Andiamo. Ad aspettarli il mitico Antonio, pescatore da generazioni. Siamo nel cuore del parco. Bello, che vanno anche a pescare. Qui partiremo oggi per la nostra avventura. È grande. È uno dei maggiori affluenti. No, c'è una cosa che a me darebbe fastidissimo. Toccare i pesci? No, vedere il pesce che sta morendo. Del Po. Non ce la potrei Io fare. Io sono Nicole, ma in realtà posso essere tante altre cose. Per esempio? Io amo le sirene. Io ho fatto anche tutorials come diventare sirene. Vago nei miei pensieri. Che tipo di pensieri? Sarebbe bello volare, oppure ad esempio posso immaginarmi in un mondo fatto di lava, non lo so. Quali sono le stesche, Antonio? Che cosa abbiamo oggi? Oh. Abbiamo dei vermi. Vermi. Sì. No, anche solo infilare il verme mi fa male. Ma deve essere vivo per attirare il pesce? No, ho capito, ma devi no, non ce la faccio. Viscidi e tutto, e poi dovevi infilarli per metà dentro. E poi, è quello che fa male. Piano, vedi. Ah, laghetto. Ah, fosse morto lo farei senza problemi, ma che il verme è vivo. Sai che sto caso qua che ci ha fatto fare, secondo me, è proprio per riflettere. Sì. Secondo me il fattore mi ha dato l'opportunità di curare, diciamo, la mia impulsività. Alla fine questo è uno dei modi migliori. E mi sembra che hai colto l'opportunità anche per qualcos'altro. Sai quanto devi stare lì ad aspettare? Sto già avendo un'insolazione. Quante parolacce che dicono. È proprio questa generazione, ragazzi. Dite troppe, anzi diciamo troppe parolacce. E soprattutto cerchiamo di levarle parola, perché sono brutte. Fatica. Non ascoltavi, fattore, qual è la morale? La morale è che tutto quello che fate qui ha un senso e serve per crescere. Con sto caldo un bel bagnetto ci vorrebbe. Bello, dai, bellissimo. Guglielmo va dietro a lavorare in una maniera incredibile. Il problema è che lavorare è fidanzato. Però un dramma? Eh sì. No, ragazzi, no. Oh, no. Largo. Che figo! Ciao ragazzi, venite un pochino avanti passando da dietro. Che figo. Oh, c'è caca. Cioè io sì, beh, ci sta che hanno paura, Ci mordino. Ci mordino. Caldo, no, madonna. Forza, Michelangelo. Ora bisogna Bellissimo. Raccogliere i minerali, uno alla volta, con una tecnica precisa. Tu soffi. Sì. Il fumo serve a far allontanare le api, d'accordo? Tu soffia, vicino, è ben vicino, via tutte le api. Ragazzi, mettete a posto i telai, dai. E mentre i ragazzi fanno qualche piccolo danno... Aiuto! Andrea sta raggiungendo gli altri per portare avanti la costruzione del mercato contadino. Che questa è l'unica attività che i ragazzi devono gestire in completa autonomia. Puta, guarda. Comincia a vedersi un po' questa struttura. Bella? Abbiamo un bel progetto, secondo me. Ok. Vi siete trovati subito? Non lo so, abbiamo avuto un po' di disguidi, ma alla fine... No. Più che altro sul progetto da realizzare, sul bozzetto, perché comunque, avendo idee diverse, se tutti volevano contribuire, quindi all'inizio ci siamo beccati un po', no? E poi alla fine lui ha avuto l'idea finale, quella che... Che quella che avete approvato tutti? Tutti, sì. Ci sta. L'idea è bella, quindi per me va benissimo. Quello che mi piace, sai cos'è? Che stai tirando fuori la voce. Qual è quella frase che dicevamo del primo giorno? A chi semina raccoglie. A chi semina raccoglie. Era così. I
primi raggi di sole possono portare alla luce i resti delle bravate notturne. Sono entrato. Cosa hanno fatto? Là sotto. No. No, questo è molto brutto. Spaccato per terra. Può succedere. Io c'è su una cosa un po'... Molto brutto. Nicole, questo. Dimmi com'è andata. Allora, io sono entrata in camera che praticamente c'era Enrico che stava lanciando le uova. Io mi sono nascosta sotto il mio letto. Non ci credo. Nicole poteva starsene zitta, pensavo un gioco e non per forza dovevamo dirglielo. Non sono d'accordo così. Cioè, esatto, chi fa la bravata deve pagare. Io sono di questa idea qua. Le capre, cioè, nascondersi non ha senso. Alto. E questo perché gli animali, quando fa troppo caldo, escono volentieri? Non vogliono più uscire. Voi costruirete due recinti. Ciascuno di questi recinti dovrà essere 20 metri per 20. Avete questi bastoncini, devono essere all'incirca ogni 5 metri. Avete le bande colorate che andranno a delimitare il perimetro. Una volta che avete finito i recinti, dovrete andare alla stalla a prendere gli animali e portarli. Sono che animali secondo te? Pecore. Ah, pecore. Gli animali oggi. Che bello, Enrico, pecore. Cosa che sta facendo? Enrico, come al solito, è buttato là in mezzo così. Guarda Leonora. Sta giocando a Shanghai. Eleonora sta tenendo il filo poco, insomma, non tantissimo. Cosa sta facendo? Sta a guardare più che altro, eh? Ma magari non ha capito. Quindi il recinto è venuto molto bene, molto bello. Avete fatto un bel lavoro, bravo Andrea. Grazie. Bravi, ragazzi. Grazie. Grazie mille. Non resta quindi che unire le forze. Che belle. Però sono capre, non sono pecore. Io le capre, le pecore, tutti questi animali qua non li mangio, non ce la faccio a mangiarli. Però ci passano sotto, che recinto hanno fatto? No, le fanno entrare e poi le chiudono. Ah, ok. La tensione è alta. Il fattore infatti sta per eliminarne uno. Chi sono i due ragazzi che... Io manderei a casa quello che ha lanciato le uova. Io manderei a casa quello che ha lanciato le uova. Sono d'accordissimo. Lavorare è faticare. Per diventare responsabili di voi stessi. Qui non ci sono la mamma e il papà. Ci siete voi. E dovete diventare un gruppo capace. Quindi, di gestire questa facciamo fattoria. La nostra ipotesi. Chi era stato? Fermo un attimo. Chi era stato a lanciare le uova? Allora, il migliore è l'artista. Sì. Andrea. Sì, quello che ha disegnato il coso. Esatto, perché è quello più propositivo, sì, eccetera, eccetera. Il peggiore è quello di Altamura che ha lanciato le uova. Ok. E l'altro e non magari lo so. Eleonora. Ah, che ha tenuto solo il filo. Sì. Ad esempio, Gioia, in questi giorni ti sei distinta. Non ti sei mai tirata indietro? Sì. Sono fiero di te. Allora lei è la migliore. Non per modestia, ma penso di essere stata anche una delle più brave. Parla anche bene. Ho fatto un po' più fatica in questi giorni. Però poi a un certo punto è uscito allo scoperto. Ha fatto un vero e proprio l'artista. Scatto in avanti. Vero Andrea? Ah, hai indovinato, eh? Non ci rimasto io. Sapete bene che qui ognuno di voi è chiamato a fare un percorso, una crescita. E secondo me tra di voi c'è qualcuno che in questo momento è molto, molto lontano dalla meta. Enrico, il primo sei tu. Lo sapevo. La seconda persona che in questi giorni non mi ha convinto. Chi? Eleonora, sei tu. Ora ci avevi preso. Ah, allora però... Non è stato punito quello delle uova. Alle volte non ti metti proprio in gioco, ti nascondi un po'. Allora, Andrea, come vedi ti ho dato una bella responsabilità, ma... Oh, ci hai preso, eh? È il momento di dimostrare di poter diventare grandi. Potrai confrontarti col è gruppo. È brutta questa cosa che devi scegliere tu chi farà andare a casa. Non vorrei mai essere nella tua posizione. Adesso magari la gente fa bene, ma non troppo. Qui con noi. Eleonora. Salve la ragazza, chi? Ci sta. Eleonora. Come mai? Enrico ha partecipato a più cazzate. Ma guarda che mi sa che era lui a lanciare le uova, eh. Ah, forse mi dispiace. Vai a prendere le tue cose in cascina e poi ci salutiamo con tutti gli altri. Io non ce la faccio vedere Eleonora che sta male tutto il tempo perché non ha Enrico. Vabbè, ma tu hai fatto bene, vai tranquillo. Stavano insieme? Cioè, una mezza tresca? Ma imparare di non fa più cazzo, perché sennò devi forse pagare le conseguenze. Sì, l'importante è che vadano a casa con qualcosa, perché se dopo due giorni ti dimentichi quello che hai passato, non impari niente. E bello, bellissimo, bellissimo, sì, spero che sia piaciuto anche voi. Questo qua ovviamente era un best of, le puntate poi durano più di un'ora, quindi noi le abbiamo croppate in 15 minuti l'una e mi è davvero piaciuto. Anche a me, anche perché sono molto meno strafottenti di tanti ragazzi che fanno questi programmi, così. Cioè sono abbastanza propositivi, si mettono in non gioco. È da tutti andare lì e
infilare la mano dentro una vasca. È vero, cioè, è vero. Quindi scriveteci nei commenti se volete che andiamo avanti con questa serie. Io sono per un super pollice in su, mi è piaciuto tanto. 50.000 like. Ma che è 50? Sabrina andrà a vivere in una cascina. Perfetto. Vabbè, allora 50.000 like, va bene. Noi e vi mandiamo a 10.000 like Sabrina diventerà... Noi vi mandiamo un bacio, aspettiamo i vostri commenti qui sotto, fateci sapere che cosa ne pensate e ci vediamo domani o dopodomani con il prossimo video. Muah!